Buongiorno, la nostra nota statistica, questa è planimetria zonizzazione con superfici. In poche parole, abbiamo zona edificabile con concessione diretta, ecco qui la zona edificabile, poi c'è verde pubblico, parcheggio privato, a noi quello che ci interessa è l'area edificabile. Adesso vi faccio vedere. Zona edificabile o area edificabile a concessione diretta. Questa è area edificabile della buon'anima di mio padre, area edificabile, quindi si potrà anche costruire. Beh, c'è un magazzino, però si può costruire ancora, sono 428,30. Vabbè, comunque sia, in sintesi ci sono una miriade di aree edificabili. Prima di tutto vediamo una sommaria visione. Qui ci troviamo a Via Garibaldi, quindi più o meno saranno circa 800 metri di lunghezza, cammina cammina. Qui è Via dei Cappuccini, area edificabile, area edificabile, area edificabile, poi Via dei Cappuccini, anche qui area edificabile. Ci sono una immensità di aree edificabili. Si prosegue, prosegue, Via dei Cappuccini, aree edificabili e poi si gira anche a Via dei Pozzi. Guardate quante aree edificabili. Allora, il problema è molto semplice, che nel corso dal 2007, dall'approvazione definitiva di questo piano di recupero di zone di 2, voglio 10, praticamente è stato, sono progetti definitivi, approvato sul bollettino ufficiale Regione Abruzzo numero 33, quindi sono progetti definitivi. Quindi dal 2007 al 2024 sono passati quasi 17 anni, sono stati costruiti miriadi di nuovi fabbricati su questa area, su queste aree edificabili. Quindi progetti presentati al comune, al Genio Civile, e quindi questi progetti inseriti in area edificabile hanno esatti convegni. Vedete qui, quindi cominciamo alla particella buon'anima mio padre, che sono l'erede. Questa combina con verde pubblico e parcheggi e strada, anche questo qui. E andiamo di qua, andiamo qui alla Via dei Pozzi. Questi sono area edificabile, che hanno esatte cubature a metri quadri che convengono, guardate, con parcheggio privato. No, beh, sì, parcheggio privato, parcheggio pubblico. Andiamo di qua, anche qui, quindi convengono con strada e via di seguito. Allora, ma intanto cominciamo pagamento tasse. Le tasse vanno pagate. Sono state pagate dal 2007, dal 2024 adesso devono pagare, con gli esatti metri quadri riportati ogni singola particella. Vedete qua, area edificabile, 1100, vedete i metri quadri. Anche qui c'è il fabbricato, guardate, e vengono riportati anche esatti metri quadri per il pubblico e anche dei parcheggi. Ecco qui, guardate qui, di questo Massaro Caldino, l'area edificabile combina con esatti metri quadri per il pubblico e parcheggi. E anche qui, quindi, tutti i pagamenti, tasse, aree edificabili, a maggior ragione dove sono inseriti i fabbricati, questa è una mappa del 2006, ma dal 2006 fino al 2024 ci sono stati molti decurs, quindi molte eredità, nuove intestazioni, nuovi frazionamenti, nuovi progetti al Genio Civile. Quindi, a cominciare dal responsabile ufficio tributi del comune di Luco dei Marzi, si deve
attenere rigorosamente a questa tavola, planimetria, zonizzazione con superfici, con queste esatte misure su ogni singola particella. Eccola qui. Quindi coinvolge ed investe gran parte della popolazione del comune di Luco de Marzi e questa mappa, tavola di zonizzazione con superfici, penso che Sorge Antonio ce l'ha. Vediamo. Comunque sia, se non sono stati mandati pagamenti, iscrizioni, arruoli attinenti a questa tavola di zonizzazione con superficie, sono tutti da rettificare. Oltre a ciò, in questo contesto, per le mie zonizzazioni con superfici, tutte le aree edificabili, ecco qui, combinano con opere pubbliche che sono strada, ecco qui, strade, ecco qui le strade, 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 vedete quanti ce ne sono di strade? Eh? Poi combinano anche con verde pubblico. Questi che so, parcheggi privati, espropriati, verde pubblico, anzi, vediamo qui, i lottizzatori di questa massa ragazzina, pace e bene all'anima sua, verde pubblico, vabbè, tanto premesso, questo viene reso pubblico per il compito istituzionale del comune di chi preposto per il pagamento tasse, per i progetti che si trovano al Genio Civile di Avezzano per le vendite via di seguito. Ho fatto un video sommario e chi di competenza deve necessariamente adempiere al compito istituzionale. Questa è una cosa sommaria. Quindi è un video che lo rendo pubblico. Allora, questa tavola, planimetria di zonizzazione con superfici, sicuramente si trova al comune di Luco de Marzi e ogni singolo cittadino può richiederla. Ma questa medesima planimetria di zonizzazione con superfici deve necessariamente trovarsi anche in possesso del responsabile dell'ufficio tributi del comune di Luco de Marzi, alla quale si deve attenere. Dal momento che la buon'anima di mio padre, e decido anche mia madre, mio padre decide 2 anni fa, praticamente l'ufficio tributi deve mandare il pagamento a rettificabili, iscrizione a ruolo, di questa particella di cui siamo quattro eredi, riportando il pagamento su 428,30 metri quadri. Eccola qui. Ma la particella intera è di 515 metri quadri. Ma l'ufficio tributi si deve attenere a questa particella. Altrettanto deve fare per Massaro Calchini, altrettanto deve fare per tutte queste mappe dove si evidenziano, eccolo qui, in modo incomputabile le aree edificabili a confine con strada pubblica, strade pubbliche, parcheggi e verde pubblico.